Benvenuti a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, guide e build che riguardano i vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e se invece siete già iscritti, e vi ringrazio immensamente, ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Anthem continua il suo processo di ristrutturazione in base a quanto riferito da BioWare nel recente aggiornamento al pubblico sullo stato dei lavori, ma l'attesa sarà lunga perché le cose da fare sono molte e la ricostruzione è complessa. Vorrei soffermarmi un attimo su queste dichiarazioni in quanto dicono tutto e nulla. Voi sapete, per chi mi segue, che sono un amante di questo titolo e che sono rimasto, ahimè, come tutti, scottato da quello che BioWare e soprattutto EA hanno voluto farci avere. Ora, l'attesa sarà lunga? Quanto? Perché la gente oramai si è dimenticata di Anthem, la popolazione sul titolo non credo esista più e in realtà il titolo stesso è morto. Quindi, quanto sarà lunga questa attesa per poter tornare ai nostri strali e divertirci? Perché diciamocelo, vero, Anthem aveva una lore streminzita, alla Destiny 2. Vera aveva un grave problema di reward e contenuti endgame, ma il gioco c'era, il sistema di gameplay era ottimo, il sistema a volo impareggiabile e la grafica e i nemici erano più che sufficienti. La base del titolo in sé era presente, da sviluppare, ma presente. Proseguiamo comunque. BioWare ha riferito che il progetto si trova attualmente nello stato di incubazione, ovvero sia si tratta ancora di effettuare prototipi e sperimentazioni per valutare cosa sia il caso di applicare al gioco per farlo ripartire al meglio. Diciamocelo, glielo possiamo dire anche noi che cosa ci vuole per far ripartire il gioco. Christian Daly, studio director di BioWare Austin, ha spiegato che c'è un team piuttosto piccolo al lavoro su questo progetto, composto da circa 30 persone, ma che ha già un progetto ben definito e stabilito. Tuttavia, sarà un processo più lungo di quanto si potrebbe pensare, considerando che si parte da un gioco ben definito. Su ben definito io avrei da ridire comunque. Il team è piccolo, ma il senso di questo progetto è tornare alla lavagna e riprogettare tutto, una cosa che può essere fatta più in agilità con un team piccolo piuttosto che con un team grande. Questo è quello che ha riferito Daily. In ogni caso, BioWare ha intenzione di coinvolgere attivamente la community nel processo di ristrutturazione di Anthem, in modo da essere maggiormente aperta a suggerimenti e feedback sulla direzione da intraprendere e le decisioni da prendere per rilanciare il gioco. Nel frattempo, il gioco ha festeggiato il primo compleanno, in realtà già da un po', ma a quanto pare senza il coinvolgimento di BioWare stessa e alla community. Quello l'aggiungo io però. Bene, che si può dire oltre? Nulla in realtà. Se non aspettiamo, aspettiamo che ad Austin decidano il da farsi e ci mostrino qualcosa di concreto, perché riprendere a scatola chiusa, magari facendoci pagare la DLC o un nuovo gioco, no grazie. Si prenderebbero solo un'altra shitstorm, cosa che oramai credo in realtà siano abituati, quindi potrebbero anche farlo. Voi cosa ne pensate? Sono sempre curioso di conoscere i vostri pensieri su questa novità, se così si può definire. Anthem è il titolo che per me vale molto, creato per molti, sviluppato da pochi, sviluppato ahimè anche molto male. Con questo è tutto, io spero di rivedervi nei vostri stare al più presto. GG a tutti quanti.